Tanto per la sua brevità che io invoco gli altri relatori a seguire e darei a questo punto la parola a Giulietto Chiesa, che invito a venire un attimo sul... Cambiamo anche... Giulietto Chiesa credo non abbia bisogno di presentazioni, oggi gli ho chiesto brevemente a che titolo viene e lui mi ha detto politologo. Bene. A parte, prego. Buongiorno, intanto sono molto contento di essere qui in questa sede parlamentare, perché è uno, mi pare, dei pochi momenti di vitalità di questa istituzione negli ultimi tempi. Ho accettato con piacere di prendere parte a questa discussione, non perché io possa portare un contributo di merito, perché non ne ho la competenza, ma perché intendo mettere la mia firma virtuale sotto la dichiarazione implicita che emerge dal titolo di questa riunione, e cioè che discutere di fusione fredda è ormai legittimo, oltre che necessario. Questo è possibile farlo, anche a un non esperto. Ho letto con attenzione il volume di Roberto Germano, bellissimo titolo, Fusione fredda, moderna storia di inquisizione ed alchimia. Su sollecitazione del mio caro amico e compagno Paolo De Santis, con cui, come con Germano, sono in rapporti politici diretti all'interno del laboratorio politico Alternativa, mi sono avvicinato al lavoro di un altro grande fisico che altrimenti non avrei conosciuto, che si chiamava Giuliano Preparata. Questo intrecciarsi di incontri è avvenuto, non a caso, io credo, all'interno di una riflessione comune sulla crisi epocale dentro la quale l'umanità contemporanea si trova ad agire e che, davvero incredibilmente, viene ignorata dai più. Dire incredibilmente riferendoci all'uomo della strada non sarebbe giusto. L'uomo della strada non sa in realtà nulla di ciò che è accaduto nella scienza del secolo XX. E non sa assolutamente nulla neanche della realtà che lo circonda oggi, essendo stato imprigionato dentro quella che io chiamo Matrix, cioè la società virtuale, dove l'uomo è stato docilmente trasformato in un consumatore compulsivo ed è stato simultaneamente espropriato dalla democrazia e della libertà che ogni giorno egli continua a considerare inconsapevolmente elementi costitutivi del suo vivere sociale. Viviamo in un mondo totalmente virtuale, dove milioni di persone non sanno nulla. Dunque, considerare incredibile il fatto che egli o ella non sappia in quale crisi epocale vive, crisi senza precedenti nella storia umana, sarebbe ingeneroso e ingiusto. Così come sarebbe ingeneroso e ingiusto incolpare lo stesso uomo della strada di non voler sapere come stanno le cose nella realtà. Si può infatti decidere di non voler sapere qualcosa solo quando si è stati portati dalle circostanze a poter almeno subodorare, intuire, sospettare che questo qualche cosa esista. Ma se tu non hai avuto la fortuna o la sventura di leggere il primo capitolo, non potrai essere ritenuto responsabile di non avere proseguito fino in fondo. Dunque l'incredibile di cui ho parlato prima non si addice ai più, ma almeno ai pochi, relativamente pochi, che qualche cosa sanno e che rifiutano di andare in profondità, più o meno consapevolmente, ma sempre colpevolmente. I protagonisti di questo tradimento sono gli uomini della scienza. Noi viviamo all'interno di una lancinante contraddizione che sta letteralmente esplodendo sotto i nostri occhi. Questa contraddizione esiste e opera da 4 secoli almeno e si esprime in 2 constatazioni inesorabili. La prima è che uno sviluppo infinito in un sistema finito di risorse è impossibile. Banale. Evidente. La seconda è che il sistema economico sociale nel quale viviamo, detto comunemente capitalismo o mercato, è un sistema che esiste soltanto in quanto cresce. Se non crescesse collasserebbe. Ora noi viviamo esattamente in un sistema finito di risorse, che è la terra. Comporre una tale contraddizione è stato possibile finché esistiva una quantità di risorse sufficiente ad alimentare l'illusione. Questa illusione ha resistito contro ogni evidenza fino agli anni 60 del secolo scorso. Poi sono apparsi i limiti.
i limiti inesorabili dello sviluppo. E da questo punto il tradimento della verità e della realtà da parte dei chierici è stato compiuto. È caduto il silenzio. Essi non potevano e non possono non sapere che questa contraddizione è insanabile. Essa si presenta per la prima volta nella storia umana, letteralmente. Ma è visibile, è incontrovertibile, è insuperabile, per ragioni fisiche, chimiche, biologiche. Eppure questa illusione persiste. E i creatori primari di questa illusione mortifera sono proprio gli scienziati, primari, l'unici, primari. Senza la loro complicità, neanche la grande fabbrica dei sogni e delle menzogne, cioè il sistema dell'informazione e comunicazione nel quale noi viviamo, potrebbe propalare l'illusione con tanta pervicacia assassina. Scusate se uso questi termini, ma ho l'impressione che occorra che ci diamo tutti una svegliata. Perché il problema si pone così, per la prima volta nella storia umana. E quindi bene parlare con i termini giusti. Assassina questa illusione, perché non si tratta di un'illusione pacifica e indolore, come un sogno che quando apre gli occhi si può tranquillamente dimenticare. Essa conclude e conduce in una catastrofe. Sono ormai 50 anni, oltre 50 anni, che la scienza, postasi nel suo insieme al servizio dei potentati irresponsabili che controllano il pianeta, contribuisce alla smisurata crescita del pericolo per il pianeta e per l'uomo, che ne è parte. C'entra tutto questo con la fusione fredda? C'entra, in molti sensi, politici, pratici ed etici. Questo comportamento della scienza, con la S maiuscola, è tanto più stupefacente se si pensa di quale formidabile apparato scientifico e tecnologico l'umanità contemporanea sia oggi dotata. Deve esistere, ve lo chiedo, una qualche forza immensa per impedire alla conoscenza di poter trarre delle conclusioni così apparentemente ovvie. Questa forza immensa è quella di un potere nuovo, anch'esso senza precedenti nella storia umana. Un potere in grado di imbrigliare le forze gigantesche che ha evocato. Un potere così concentrato da un lato e così capillare dall'altro da poter impedire al sapere critico di raggiungere le soglie del potere politico e da poter condizionare le menti di tutti gli altri, semplicemente abbattendo ogni sapere critico. Questo varrà ancora per un certo periodo di tempo, non più lungo probabilmente di qualche decennio, dopo il quale subentreranno una serie di collassi imprevedibili per portata, per momento, per concatenazione. A questo stiamo andando. Chi pensa che noi stiamo andando alla crisi lineare, che saremo in grado di dominare, si sbaglia profondamente. Noi andiamo di fronte ai collassi, uno dietro l'altro. Sarebbe riduttivo e incongruo riassumare i diversi momenti della storia della scienza in cui coloro che cercarono di mettere in discussione le certezze della scienza e la gerarchia della conoscenza in una data epoca furono emarginati, impediti, repressi. Galileo Galilei, Giordano Bruno, Copernico, i creatori della scienza moderna furono tutti costretti a navigare in acque turbolente e mortifere, da una parte, in primo luogo, dalla stessa comunità scientifica di cui facevano parte. Ma si trattava di una comunità accademica ristretta, che era relativamente padrone di se stessa e che era soggetta essenzialmente al potere religioso diventato troppo terreno. Quel potere fu a sua volta sconfitto dallo sviluppo delle forze produttive, ma era un potere incomparabilmente minore di quello che controlla le attuali, per quanto numerose, comunità scientifiche. Questo potere, e di questo bisognerà discutere, non si vincerà la battaglia della fusione fredda se non si capirà quale potere stiamo parlando. Questo potere, che è un intreccio inestricabile tra finanza, corporation, sistemi mediatici di controllo, sistemi militari, sistemi energetici controllati centralmente, non è sfidabile da nessun processo di sviluppo ulteriore delle forze produttive, poiché lo sviluppo in quanto tale sta gradualmente diventando impossibile per le cose che ho detto all'inizio. Dunque questo potere che noi qui fronteggiamo nell'aula sede del Parlamento italiano non è soltanto regressivo, è un potere distruttore, dunque violento,
È per questo che esso si esplica in forme di spasmodico controllo sulle comunità umane. È per questo che esso militarizza la ricerca. È per questo che esso prepara la guerra. Poiché sa, e loro dispongono di un'informazione di gran lunga superiore alla nostra, anche se disporre di tanta informazione non implica padroneggiare altrettanta saggezza. Sa dove stiamo andando. Loro lo sanno. E si appaiono concentrati sull'unica soluzione che sono capaci di immaginare: prolungare l'attuale assetto della distribuzione delle risorse disponibili, di quelle energetiche in primissimo luogo, e poiché esse si restringeranno per quantità aumentando il loro costo, mettersi in condizione di andare a prendersele con la forza dovunque esse si trovino, dietro quali confini e sovranità non importa. Visione che definire miope o del tutto cieca è evidente, ma sembra che il super clan che ci impone i suoi ritmi pensi che loro se la caveranno, loro e i loro famigli, si intende. Si spiega così, per esempio, il fatto che le previsioni del club di Roma, che videro la luce alla metà degli anni 70, siano state così violentemente ricacciate nel buio, isolate, ridicolizzate, infine dimenticate. L'intero apparato della comunicazione ottimistica del potere capitalistico si incaricò e incaricò gli scienziati di liquidare ogni residuo di credibilità a quella estremamente realistica descrizione della curva stocastica sulla quale l'uomo stava salendo. L'update del 2002, 30 anni dopo, Limits to Growth, limite allo sviluppo, ormai all'inizio della crisi irreversibile attuale, conferma che gli esiti possono essere solo catastrofici e che la diversità tra le 9 catastrofi possibili nelle loro grandi linee sarà dettata dalla capacità delle comunità umane di prepararsi a difendersi dai risultati della turbativa dell'universo che noi abbiamo già irreversibilmente realizzato, per usare un'espressione dell'industria fisica americana Freeman Dyson. Accade sotto i nostri occhi che verità ormai elementari vengono cancellate e sostituiti a schiera da altre illusioni che vediamo tutti i giorni sui giornali, quella della crescita dietro l'angolo, domani cresciamo, ma con chi? Ma dove? Ma quando? Ma come mai l'intera comunità parla di cose che non esistono? L'intera comunità politica, devo dire. Green economy, ma quale green economy? Se non ci saranno risorse per questo sviluppo? Stiamo dicendo sciocchezze. Accade sotto i nostri occhi che la comunità mondiale non è capace di prendere decisioni in materia di riscaldamento climatico, che incombe, si è appena conclusa Rio, risultato zero. Noi andiamo alla catastrofe, sotto i nostri occhi, programmata, evidente. È per questo che le novità che appaiono sulla scena devono essere irrise, demonizzate e marginate. Le forze che compongono questo potere sono ben più potenti di una comunità scientifica che è stata in larghissima parte già assoggettata. Eppure, come scrive Victor Hugo, c'è una cosa più forte di tutti gli eserciti del mondo, ed è un'idea ormai giunta alla maturazione. E si potrebbe citare anche un illuminante calambur di Freud: la teoria non impedisce i fatti di verificarsi, mi pare che proprio Germano la usi nel suo libro. Se le cose stanno così, sto concludendo, e io sono certo che stiano così, e finora non ho trovato nessuno che sia capace di offrire un'interpretazione migliore, proprio nessuno. Sono 20 anni che mi occupo di queste cose e tutte le volte che parlo trovo che non c'è nessuno che è capace di reagire con qualche cosa di sensato a questo discorso. Ecco, se le cose stanno così, allora si capisce perché la fusione fredda sia stata così implacabilmente osteggiata da quel lontano 23 marzo 1989 in cui Fleischmann e Pons annunciarono la loro scoperta. Essa avrebbe modificato i rapporti di potere, prima ancora che fornire una soluzione possibile, certo ancora tutta da verificare praticamente, ai problemi dell'esaurimento delle risorse energetiche fossili e a quelli del riscaldamento climatico, oltre che a quelli del nucleare, sempre più disastroso e pericoloso. In realtà sviluppare questa ricerca è esattamente ciò di cui avremo bisogno per affrontare una transizione da questa società che muore, a una società completamente diversa, in cui tutti i suoi parametri fondamentali, diversa in tutti i suoi parametri fondamentali e nel suo rapporto con l'ecosistema. Una transizione che sta diventando
giorno dopo giorno, sempre più simile a un cambiamento di fase, con le turbolenze incontrollabili che esso comporta. Dunque, occorre provare, intensificare i tentativi, moltiplicare gli sforzi, perché è una via pratica di uscita dalla violenza immediata della crisi, per darci il tempo di percorrere la transizione. E infine perché noi abbiamo già bisogno di idee che siano all'altezza del disastro che abbiamo prodotto, per fermare l'overshooting di cui stiamo sottoponendo la natura, cioè noi stessi, da 35 anni almeno. Idee la cui complessità e novità è già pronta, ma che sono state imbavagliate e distorte dalla stupidità del potere. Diceva Giuliano Preparata nella prefazione scritta al libro di Roberto Germano: ai miei occhi la fusione fredda è venuta così ad apparire come la punta di un iceberg che non solo avrebbe fatto affondare la nave degli scienziati sciocchi di fine secolo, ma avrebbe fatto emergere una nuova realtà ben più ricca e sottile di quell'immane meccanismo di palline atomico-molecolari la cui inadeguatezza e povertà concettuale, ahimè, domina oggi la fisica, la chimica e la biologia. Era il marzo del 1999. Diciamo che dall'inizio di questa storia abbiamo già perduto 15 anni e questo ritardo, credo, temo, che lo dovremo pagare in tanti, a milioni. Vediamo di superarlo. Grazie mille.